L'argomento dell'incontro di questa serata è un'etica per il manager. Permettetemi però due parole per presentare i due imprenditori che, accettando, diciamo, accogliendo il mio invito, hanno deciso di portare la loro testimonianza sull'argomento. Il primo è Livio Bertola, è un presidente e amministratore delegato di una SRL, una società a responsabilità limitata cuneese, la sede è a Marene. La Bertola SRL è un'azienda quindi galvanica che si occupa, diciamo, della cromatura, fondata dal padre nel 1946 e ereditata poi da Livio Bertola, che gestisce adesso con la moglie e con i figli. Livio Bertola è anche presidente, ha fondato, ha contribuito a fondare insieme ad altri soci ed è presidente attuale dell'AIPEC, l'Associazione Italiana degli Imprenditori per l'Economia di Comunione. Mario Fusillo invece è amministratore delegato di CNI SPA, una società con sede a Roma, un'impresa che fornisce soluzioni di gestione archivistica, outsourcing di processi, archiviazione documentale, cartacea e elettronica. È un'azienda che è nata, se non erro, nel 74 e a metà, diciamo, della storia. Vado bene, Mario? Ricordo bene le date? O sto sbagliando? Diciamo, a metà della storia di CNI ho conosciuto Mario Fusillo. Per un tratto di strada abbiamo lavorato insieme in azienda, in banca, lui come fornitore, io ovviamente come persona di riferimento per i processi che avevamo esternalizzato. Poi le strade si sono divise, ma siamo rimasti, diciamo, molto amici. Quindi ringrazio queste due persone e cerco quindi di avviare, diciamo, il mio contributo sull'argomento, che spero sia caratterizzato, diciamo, da aspetti pratici prevalenti su quelli teorici. Il mio intervento, lo dico già, prescinde da conoscenze filosofiche. Non poteva essere diversamente, perché sono conoscenze che io non ho. Quindi uno potrebbe pensare, ecco, come mai, come fai a parlare di etica senza avere riferimenti alla filosofia e ai classici? Beh, diciamo, il mio sforzo è quello di dare un taglio alla serata che in qualche modo cerchi di combinare, diciamo, la teoria con molta empiria, con molta esperienza, che comunque è sempre relativa e per quanto, insomma, variegata, è sempre molto limitata la mia, perché io opero, diciamo, prevalentemente nell'ambito bancario, anche se poi sono un formatore. Al termine, diciamo, dei nostri tre interventi, inizierò io, poi sentiremo Livio Bertola e Mario. E ognuno potrà ovviamente intervenire utilizzando anche le chat. Niente quindi riferimenti a Aristippo, Aristotele, Seneca, che sono argomenti magari conosciuti da chi ha studiato la filosofia. Io sono, diciamo, di estrazione economica. Comincerei, andrei per step, no? Comincerei innanzitutto dal titolo, Un'etica per il manager. E quindi, se vogliamo parlare di etica per un manager, la prima cosa che dovremmo fare, prima ancora di definire che cosa è etico e che cosa non è etico, è definire chi è il manager. Il manager è sostanzialmente manager in azienda e chi ha il potere di decidere e ha degli obiettivi da raggiungere e quindi gestisce persone, risorse fisiche, economiche e anche gestisce rischi. Se è vero, insomma, che il manager, oltre a gestire persone, risorse fisiche, economiche e rischi, gestisce anche rischi, sappiamo che in azienda, per quanto uno si possa prodigare, i rischi esistono. Per quanto si cerchi di mitigarli, i rischi esistono. Il rischio zero non esiste. Per avere il rischio zero in azienda non bisognerebbe operare. Anzi, meglio ancora. Non è che non bisognerebbe operare, bisognerebbe proprio smettere di fare impresa, perché già il non operare, il non fare business, significa avere il rischio di business continuity. E se il non operare comporta il rischio di business continuity, il non operare eticamente comporta il rischio di reputazione, cioè il rischio di percezione negativa, no, dell'immagine dell'azienda verso tutti, diciamo, i portatori di interesse. Ma non sempre, diciamo, il non operare eticamente emerge alla luce del sole e non sempre viene stigmatizzato, disapprovato, diciamo, con fermezza. Sono due condizioni che non sempre si realizzano.
Bene, un'etica per il manager, secondo diciamo già una certa, un certo modo di vedere le cose, sarebbe già un titolo sbagliato, perché qualcuno dice non è che esiste un'etica per il manager, esiste l'etica, punto, o si etica o non si etica. Ma se è vero questo, è anche vero che un manager, come anche dimostreranno le due testimonianze, oltre alla mia, spesso impatta con determinati problemi che non sono tipici di altre categorie. È così, quindi se è vero che esiste un'etica, se vogliamo, per un avvocato, per un medico, esiste effettivamente un'etica per il manager. Il manager, infatti, è che cos'è? È una sorta di problem solver che gestisce al meglio il budget cercando di raggiungere gli obiettivi che gli vengono posti a inizio anno. E come dice Andrea Pontrevoli, no, a D di G di Dallara, un manager è bravo se raggiunge gli obiettivi che gli vengono posti dal consiglio di amministrazione, è eccellente se li raggiunge in maniera etica. Un manager inoltre, diciamo, opera quasi sempre in un sistema di risorse scarse, e la scarsità di risorse certamente non aiuta, non permette di operare al meglio, portando spesso a soluzioni di compromesso nella gestione aziendale. Inoltre un manager opera in una situazione caratterizzata da incertezza degli scenari, e nell'incertezza, nella instabilità, tutto si complica, rendendo sempre più sottile il limite tra l'operare eticamente e il non operare eticamente. Sempre più a piani triennali deve sostituire l'agilità alla strategia, all'adattamento, alla compliance, alla creatività, e come sappiamo tutti a loro modo sono più o meno creativi. In questa creatività, che lascia spazio a tante, diciamo, decisioni discutibili, spesso accade che tutti siamo attori di un comportamento adattato, diciamo, piegato al contingente. Inoltre il manager deve combinare le risorse, diciamo, in maniera la più possibile, nel modo più efficiente e efficace possibile, il capitale fisico con il capitale umano, quindi le persone con il loro vissuto, la loro professionalità, le loro attitudini, le loro capacità, con le persone che spesso per alcuni manager sono strumento e non il fine, con le persone che spesso si devono adattare alle risorse fisiche e non il contrario, come dovrebbe essere, cioè adattare l'azienda alle persone e non le persone all'azienda. Quello quindi dei manager possiamo dire che è un, come si suol dire popolarmente, no, richiederebbe l'attività del manager di tenere insieme la moglie ubriaca e la botte piena, ma sappiamo che per ottenere spesso un obiettivo nella pratica occorre sacrificare, diciamo, una cosa a vantaggio di un'altra. Possiamo dire, ecco, giusto per fare una prima sintesi, che l'etica, diciamo, del manager consiste, ma solo astrattamente, in un insieme di principi che in azienda guidano le scelte di chi ha la responsabilità di prendere delle decisioni nel business. Ma potreste dire, bravo, sì, hai dato la definizione di etica del manager. Nella realtà di tutti i giorni invece non è facile distinguere ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. E questo in effetti è vero, non possiamo negarlo, altrimenti non esisterebbe il dilemma etico, no? E proprio per questa difficoltà in cui tutti noi ci dibattiamo tutti i giorni nella gestione dell'azienda, che nasce il dilemma etico con molte contrapposizioni che emergono e con scelte che difficilmente possono essere tenute insieme. Infatti, se vogliamo fare un esempio, equilibrare un'etica ristretta, che è l'interesse degli azionisti, degli shareholder, con un'etica estesa, tenendo conto per esempio dell'impatto sulla comunità dell'operare, dell'agire di un'azienda, sul territorio che ospita l'azienda. Come contemperare il bene dell'impresa, che è teso alla massimizzazione del profitto, con il bene comune, salute e sicurezza di chi nell'azienda lavora, l'impatto ambientale dell'azienda che opera in un territorio. Quindi possiamo in buona sostanza definire il dilemma etico come proprio il problema decisionale tra due imperativi,
nessuno dei quali però è inequivocabilmente, diciamo, accettabile o preferibile. Non sempre, infatti, è facile individuare concretamente dal punto di vista etico cosa è giusto e cosa è sbagliato, anche perché poi ognuno di noi in azienda porta, diciamo, un insieme di opinioni e valori che sono personali e che sono in qualche modo influenzati, diciamo, dall'educazione familiare. Quello che per me magari non è etico, per un altro potrebbe assolutamente non costituire un problema nella scelta. In effetti, i valori personali e l'educazione familiare, secondo me, sono due aspetti che vengono spesso sottovalutati, ma che sono fondamentali nel momento in cui bisogna prendere delle scelte a livello aziendale. Faccio un esempio banale, no? Uno potrebbe forzare le vendite, quindi spingere le vendite anche verso un settore, un target di clientela che non conosce bene quel prodotto, non conosce i rischi che stanno dietro a quel prodotto, pur di vendere, pur di pagare gli stipendi ai dipendenti. Allora, in questo caso, cosa è più importante? Pagare gli stipendi forzando le vendite o non forzare le vendite in un momento di difficoltà e rischiare di non pagare gli stipendi? Questa è una bella, diciamo, un bel dilemma etico, no? Per un manager. Un altro fattore che a mio avviso influenza, diciamo, le scelte di un manager che è teso verso l'etica sono, e questo sicuramente concorre ad aiutare un manager, sono i sistemi organizzativi formali, non tanto i codici etici, perché è facile scrivere, buttare giù tutta una serie di frasi con un certo, diciamo, impatto, ma poi alla fine sono documenti che rimangono in qualche cassetto impolverati, diciamo, di qualche manager. Quando parlo di sistemi organizzativi intendo per esempio i sistemi di ricompensa, no? Io ti premio se vendi bene e non mi crei reclami irresi, non ti premio se vendi molto, se porti molti ricavi, ma vendi male. Questo potrebbe essere diciamo, una cosa che aiuta molto, mettere in piedi dei sistemi di ricompensa corretti. Ma secondo me la cosa che è più importante all'interno dell'organizzazione, io almeno questa è la mia esperienza, la mia esperienza è quella che in un'azienda, in un sistema organizzativo, quello che più conta, perché si opera in maniera etica, è l'esempio dei vertici. Io di questo sono convintissimo, è fondamentale questa cosa. I vertici visti quindi come, diciamo, fonte di ispirazione per una chiara scelta di coscienza, che porti quindi a misurare, diciamo, il successo aziendale con nuove metriche. Sì, va bene, il profitto conta, senza il profitto l'azienda non sopravvive, ma raggiunto in maniera, operando in maniera responsabile. Ho letto tempo fa una frase di un motivatore americano, ancora credo vivente. Dice: sii un esempio e non un critico, non dire ai tuoi pari, ai tuoi subordinati come fare, mostraglielo. E quando ha finito la lezione, continua a mostrarglielo, dimostrando che le tue azioni sono parte del tuo carattere, dei tuoi valori. Io su questa frase ci rifletterei molto, ma senza andare, diciamo, in America, io, se mi permettete, riscoprirei anche una vecchia frase, un vecchio aforisma di Seneca il Giovane, e quindi scusatemi questo riferimento a una figura del passato. Dice: la via per imparare è lunga e faticosa se fatta di regole, ma breve e efficace se fatta di esempi. E secondo me l'esempio all'interno dell'organizzazione, quindi i vertici che danno il buon esempio, e quando c'è il buon esempio, c'è un diffuso, connaturato, lungimirante comportamento etico che diventa, diciamo, parte integrante della cultura aziendale. Fa parte degli aspetti soft, degli aspetti che vengono, diciamo, condivisi e tramandati, trasmessi al collega, al più giovane, ai collaboratori, ai neoassunti. Crea una cultura aziendale che costituisce la differenza sostanziale tra come si fanno le cose in un'azienda rispetto a un'altra azienda che etica non è. Permettetemi anche a questo punto di fare una divagazione, di fare un riferimento a due persone, diciamo, non proprio di qualche tempo fa, ma che sono state di recente riscoperte. Una è la figura di Carlo Cattaneo, no? Uno storico, uomo politico, economista del XIX secolo. Lui praticamente
praticamente ho scoperto, ho letto così tra le varie mie letture, un suo testo del 1859, quindi un bel po' di anni fa, 10 anni prima insomma che morisse sto Carlo Cattaneo, questo personaggio, questo grande personaggio, il libro e il pensiero come principio dell'economia pubblica. E che cosa dice sostanzialmente questo libro, tra le tante cose che, interessanti che scrive Carlo Cattaneo? Dice, no, noi siamo abituati, no, a individuare come fattori produttivi tre fattori tradizionalmente, la terra, il capitale e il lavoro. Però questi tre fattori da soli non portano molto lontano. Questi tre fattori devono essere combinati da un quarto fattore, che è l'intelligenza, la volontà, l'etica, la coscienza, intesa come valutazione morale del proprio agire. Quindi, se vogliamo, questo quarto fattore, no, chiamiamolo etica, chiamiamolo intelligenza, chiamiamolo coscienza, è quella componente che deve essere combinata, deve riuscire a combinare, amalgamare gli altri tre fattori per ottenere, diciamo, un'azienda che opera eticamente. E ancora prima di Carlo Cattaneo, forse 400 anni prima, se non ricordo 1400, c'è un'altra figura, quindi proprio, diciamo, proprio andiamo indietro negli anni, un certo Benedetto Cotrugli, che io sinceramente devo ammettere non conoscevo, ma che ho visto che ha scritto un bel manuale che si chiama Libro dell'arte della mercatura. Beh, al tempo si parlava in questo modo, no? Lui che cosa dice? Dice, Benedetto Cotrugli è nato, diciamo, è un croato, diciamo, era nato quindi, diciamo, in Dalmazia. Sto Benedetto Cotrugli dice, tenete conto che nel 1400, diciamo, il commercio, l'attività commerciale, l'impresa commerciale era considerata una vera e propria arte, no? Lui dice, il mercante perfetto non è altro che un uomo che è guidato da principi e valori ed è tanto sensibile da, diciamo, da avere a cuore il territorio nel quale opera. E questa, secondo me, è una bellissima accezione di essere un manager etico. Lui dice, la mercatura, sono proprio le sue parole, la mercatura, cioè il commercio, si parlava in questo modo ai tempi, è arte o vera disciplina intra persone legittime, giustamente ordinata in cose mercantili, per conservazione dell'umana generazione, con speranza niente di meno di guadagno. Cioè, sostanzialmente, lui dice, ci sono elementi di sostenibilità, no? Se leggiamo quando dice per la conservazione della specie umana, quindi, diciamo, i primi elementi di sostenibilità ambientale e sociale, con la speranza, non con la certezza, con la speranza del guadagno. Quindi c'è l'area del rischio di poter anche non portare un utile in azienda. L'importante è che abbia come obiettivo l'uomo e diciamo il territorio nel quale opera. E aggiunge, perché lui si rivolge sostanzialmente a tutti quelli che hanno la volontà e il desiderio di acquistare roba con onore e senza offendere Dio e lo prossimo. Cioè, anche qui, elementi di sostenibilità sociale. Sono, diciamo, dei passaggi veramente da apprezzare, diciamo, tenuto conto l'epoca in cui venivano elaborati. Mentre all'origine, diciamo, di molti dei mali nella gestione delle aziende attuali c'è una visione manageriale non così, diciamo, lungimirante, ma utilitaristica, no? Molto limitata e appiattita sul breve termine, che non porta avanti un vero progetto a lungo termine. Una visione, diciamo, che possiamo definire pesantemente condizionata da una cultura capitalista capitalistica che non ha quindi che non ha come obiettivo la crescita dell'impresa. Io dico sempre che ci sono, diciamo, dei manager, purtroppo bisogna riconoscerlo, che spesso vengono valutati con report trimestrali, quando va bene anche sui bilanci semestrali. Quindi, diciamo che in azienda, no, viene preferito, io uso sempre questo concetto, questa metafora, vengono preferiti
scattanti velocisti a pazienti maratoneti. Invece il vero manager, quello etico, è un paziente maratoneta, quello che fa pian piano, diciamo, tutti i passi. La proprietà è il management, quindi secondo mio sempre questo, diciamo, è il mio, questa è la declinazione che do io, è di etica nel management, etica del manager. La proprietà è il manager, per essere etici dovrebbero avere una forte vision che crea, diciamo, che è tratto distintivo delle organizzazioni di successo, e questo è innegabile, che ha una forte vision, che ha una prospettiva a lungo termine. Sono quelle, poi, se guardiamo, sono le aziende che hanno successo. Una vision che determina anche una forte cultura aziendale, che guida i risultati, diciamo, voluti, cercati, nella direzione di un bene superiore, che dà vita appunto a un comportamento etico in grado di generare valore nel lungo termine. Sì, per fare un po' di ordine dopo queste mie, diciamo, diverse declinazioni che ho dato di etica, con riferimenti anche a personaggi del passato, quindi per fare un po' di ordine, direi che a influenzare l'etica del manager concorrono, a mio avviso, quattro fattori, no, sostanzialmente, e li abbiamo tutti forse velocemente anche accennati: l'etica personale, i sistemi organizzativi messi in piedi nell'azienda, l'ambiente esterno che circonda, sappiamo che l'azienda, no, per definizione è un sistema aperto, quindi l'ambiente esterno che in qualche modo condiziona l'operare con i suoi tanti stakeholder, e la cultura organizzativa. L'etica personale, nell'etica, nel concetto di etica personale, che cosa ci rientra? Diciamo, le opinioni, i valori personali che portiamo in azienda e che qualche volta possono anche confliggere con i valori aziendali, il background familiare e la maturità morale che ciascuno ha raggiunto. A 30 anni non si è come si è quando si ha 50 anni o si hanno 60 anni. Nel fattore sistemi organizzativi ci entrano sicuramente il codice etico, i comitati etici, ma soprattutto i sistemi di ricompensa a cui accennavo, i sistemi di selezione, seleziono le risorse in base a quelli che sono i valori aziendali, in qualche modo ho già condizionato un certo percorso, e la formazione, anche quella incide, diciamo. Nel fattore esterno, quindi con i suoi tanti stakeholder, rientra il governo, diciamo, tutte le persone, gli enti con i quali mi relaziono, i clienti, i fornitori, i vari gruppi di interesse, insomma, sono tutti quei soggetti che costituiscono, diciamo, l'ambiente, il contesto in cui l'azienda opera. Nella cultura invece organizzativa rientra il radicamento dei valori nella storia dell'azienda, il radicamento dell'etica in tutte quelle, nella vita lavorativa di tutti i giorni, soprattutto ad opera dei fondatori, diciamo, no? Dei vertici, attraverso l'esempio, le cerimonie, gli slogan, ma soprattutto i fatti. Una cultura dell'integrità che in qualche modo indirizza, diciamo, modalità operative e di governo etiche. Abbiamo detto che una forte vision e una solida cultura, con l'esempio che viene dai vertici, danno la direzione, disegnano la strada per il manager. Ma quando concretamente, ecco, per venire un po' al succo, ma quando concretamente un manager può essere ha un comportamento che può essere definito etico, eticamente o non eticamente corretto? Come dicevo, senza quindi avventurarmi, diciamo, in discussioni filosofiche, io credo che più semplicemente etica è ogni scelta manageriale che non danneggi l'uomo, il pianeta e l'economia. E cerco anche di spiegare che cosa intendo dire quando dico che non danneggi l'economia, perché se è chiaro che non danneggi l'uomo o il pianeta, che cosa significa un comportamento etico che non danneggi l'economia? Diciamo innanzitutto che quindi che essere un imprenditore etico significa generare valore oltre il presente, quindi capovolgere, diciamo, molte delle logiche, non seguire, diciamo, il profitto a breve termine, la logica del breve periodo, ma seguire piuttosto una logica di lungo respiro che tenda alla soddisfazione non solo degli azionisti, ma anche di tutti gli altri stakeholder, quindi i dipendenti, i clienti, eccetera. Ma soprattutto una cosa che è entrata, diciamo, prepotentemente nella visione di molti manager, che non danneggi la terra, e siamo quindi già ai primi concetti di sostenibilità ambientale.
Quindi Edgar è, a mio avviso, in maniera molto chiara, questo almeno è, poi ne possiamo anche discutere su questa cosa, è ogni scelta imprenditoriale, manageriale, che non, che sia sostenibile, diciamo, dal punto di vista ambientale, sociale ed economico. Una gestione quindi che non guardi solo al profitto a breve, ma guardi, come si suol dire, no? Una cosa che va molto di moda, un purpose, cioè un qualcosa, un obiettivo più alto, per il cui raggiungimento occorre, diciamo, seguire le tre direzioni che abbiamo accennato: la sostenibilità economica, sociale e ambientale. Accanto quindi ad obiettivi strategici quantitativi, per essere, diciamo, per realizzare una vision e una mission etica, è necessario e opportuno che siano fissati anche obiettivi strategici di natura qualitativa e sociale. Non sto a definire che cosa intendo per sostenibilità ambientale, no? Però è chiaro che, diciamo, la situazione di crisi in cui ci troviamo, il nostro pianeta ormai è sovradimensionato ed è sovrappopolato e ridotto ai minimi termini anche dal punto di vista dell'inquinamento. Ci vorrebbero, ho letto recentemente che ci vorrebbero 11 pianeta Terra se tutti consumassero come consumiamo noi europei e americani. E quindi questo dà l'idea anche degli squilibri a livello, diciamo, di ricchezza, di distribuzione di ricchezza. La sostenibilità sociale, per sostenibilità sociale, che cosa intendiamo? Tenere conto, diciamo, dei bisogni, creare aziende antropocentriche, mettere la persona al centro, ma non come slogan, ma effettivamente tenendo conto quindi delle loro, diciamo, dei loro bisogni in termini di sicurezza, di formazione, di benessere fisico e psicologico. La sostenibilità economica, in qualche modo l'abbiamo già più volte richiamata, è questo tendere verso un obiettivo che va più in là, insomma, del breve termine, e tenere proprio una visione di lungo termine, una lunga prospettiva. Ecco, quando io dico che etica è ogni scelta manageriale che non danneggi non soltanto l'uomo e il pianeta, ma non danneggi l'economia. Intendo dire che per me è malata l'economia finanziarizzata a cui assistiamo ultimamente, che non fa altro che ridistribuire la ricchezza a vantaggio della finanza, peraltro concentrata in poche mani, e a danno, diciamo, delle attività produttive, dell'economia reale. Non è facile, cioè è facilissimo e non è difficile sicuramente dire che non è etico, per esempio, elargire compensi che sono centinaia e centinaia di volte superiori rispetto a quelli che sono gli stipendi medi in un'azienda, se teniamo conto che in quelle stesse aziende dove vengono distribuiti questi compensi talmente sproporzionati rispetto al resto della popolazione aziendale, dove vengono elargiti super bonus, insomma, ricchissimi, poi sono le stesse aziende che con un WhatsApp, con una mail licenziano decine e decine di persone. Così come non è difficile dire che non è etico, per esempio, chi non rispetta l'8108 sulla salute e sicurezza nell'azienda, come chi non rispetta il decreto legislativo 23101 sulla responsabilità amministrativa delle società, no? Quindi che, diciamo, penalizza le aziende nel momento in cui i suoi, diciamo, esponenti apicali operano mettendo in piedi una serie di reati a vantaggio dell'azienda. Così come non è etico, se vogliamo, poi magari ne potreste aggiungere tanti altri di esempi. Non è etico, per esempio, fare entrare in conflitto il profitto con gli interessi della collettività e inquinando, quindi a danno dell'ambiente. Operare in modo non trasparente, per esempio, soprattutto nei confronti, diciamo, di categorie di clienti non particolarmente avvedute, forzando le vendite e vendendo loro prodotti che non comprendono, diciamo, e non corrispondono alle loro esigenze, solo per la ricerca del ricavo, della vendita, dell'utile, del profitto. Così come non è etico applicare, diciamo, condizioni lavorative che sono al di sotto di quello che è previsto dalla legge, sfruttare il lavoro di giovani non ancora in età lavorativa, discriminare i lavoratori,
sulla base del genere, la razza, dell'origine etica, delle diciamo credenze religiose. Noi in particolare poi siamo in una fase in cui è una fase abbastanza diciamo delicata, in cui c'è questo transito, no, verso il digitale e verso la sostenibilità. E ovviamente nasceranno da questa fase delle grandi opportunità per i manager, e quindi con molte scelte che dovranno essere messe in atto e attuate diciamo all'interno dell'azienda. Però sono opportunità che in qualche modo pongono una serie di dubbi etici, no? E basta accennare all'intelligenza artificiale, oppure per quello che è l'ambito un po' più vicino a me, i safety robot, cioè quei robot che dovrebbero in qualche modo affiancare gli operai, aiutare gli operai ad evitare di andare incontro a tutta una serie di infortuni, di rischi. Sono delle cose, delle soluzioni che sicuramente aiutano diciamo il lavoratore, aiutano chi opera in azienda, ma che mettono molti forti dubbi etici molti dubbi etici. Tant'è che l'Accademia delle Scienze dei Paesi del G7 dicono di stare molto attenti in questi ambiti che sono molto insidiosi, perché ci sono diciamo problematiche di natura etica e di privacy. Tanto tutti noi sappiamo, no, che per esempio chi si occupa di gestione del personale in azienda sta sempre via sempre più diciamo cominciando ad integrare nei loro processi di HR management l'intelligenza artificiale, applicativi in qualche modo che servono a supportare diciamo chi deve prendere decisioni, a valutare i profili, a reclutare, a selezionare le persone che andranno a far parte diciamo dei piani di esubero. Più l'intelligenza artificiale entra nelle aziende e con essa gli algoritmi, più aumentano i dubbi etici che ci dobbiamo porre. Per questo quindi è fondamentale che nelle fasi finali di tutti questi processi di gestione delle risorse umane, delle persone, ci dia alla fine una valutazione che è lasciata diciamo all'uomo, no? Sia preservata la componente umana. Anche perché gli algoritmi sono lo specchio di chi li ha progettati, e non è detto che chi li ha progettati e sviluppati, non è detto che si portino dietro, per esempio, dei pregiudizi. E questo ci infila, diciamo, in un tunnel pericoloso, in ambiti insidiosi, inesplorati. Io accenno solo a questa problematica perché è una cosa che in qualche modo mi fa riflettere tantissimo, no? Però non sono espertissimo della materia. Ritengo però che siano la dimostrazione della, diciamo, come posso dire, di quanto sia vera un'affermazione che avevo letto tempo fa di uno storico israeliano, che ho sentito pronunciare una persona esperta di questa materia, di neuroscienze, intelligenza artificiale. Dice, credo che si chiami Yuval Noah Harari, se lo pronuncio correttamente. Dice, gli esseri umani sono stati di gran lunga sempre molto bravi ad inventare gli strumenti, molto meno a utilizzarli con saggezza, e questo in effetti ci fa riflettere su quella, insomma, che sono diciamo le insidie che si nascondono dietro l'intelligenza artificiale e questo utilizzo spinto di algoritmi. Ecco, mi fermerei un attimo perché vorrei a questo punto cedere la parola a Livio Bertola, che è uno dei due manager che io ho invitato a portare la sua testimonianza, e prima di cedere la parola vorrei fare una puntualizzazione. Livio Bertola, da me invitato, ha accolto subito con molto piacere questo invito, però poi un po' di giorni prima che arrivasse appunto la data del 15, mi ha chiamato un po' preoccupato, dice: guarda, mi devi scusare, ma i miei figli, a mia insaputa, hanno organizzato una festa a sorpresa, non mi hanno detto niente fino all'ultimo momento, me l'hanno detto adesso e mi sta creando qualche problema, perché in coincidenza quindi del 15 e di domani cadono due anniversari importanti per noi, vabbè, il 70° anno di età di Livio Bertola e poi il 50° dell'azienda che lui gestisce, che porta avanti. Dice, quindi mi devi scusare, però dice, io
voglio comunque essere presente. Scusami con chi sarà presente quella sera, però facciamo una cosa, a questa cosa io ci tengo. Chiacchieriamo, facciamo, scambiamoci un po' di vedute su questo argomento e facciamo, tentiamo di fare una registrazione che ti prego poi di trasmettere nel momento in cui arriverà il momento, e quindi mi accingo a farlo. Un attimo che condivido lo schermo. Ecco, tenete conto che poi questa chiacchierata, purtroppo tra amici, è durata un bel po', e per ragioni, per economia di tempo, insomma, di questo incontro, di questa sera, abbiamo cercato di tagliare le parti meno significative, ma vi posso garantire che quello che dirà, insomma, è tutta la parte più significativa. Abbiamo salvato quella, anche se magari ci sono momenti in cui il montaggio tradisce, diciamo, dei salti, ma sono dei piccoli salti di cose poco significative. Buonasera Livio. Buonasera, allora, dottor Luigi. Vorrei presentarti, ecco, chi è Livio Bertola? Livio Bertola è innanzitutto il titolare di un'azienda, no? Un'azienda galvanica, quindi che sostanzialmente, aiutami, è quella che fa le cromature. Esatto. Però voglio dire, un'azienda di eccellenza, la possiamo definire così, sì, è abbastanza. Forse adesso in modo particolare, negli ultimi 2 o 3 anni è diventata di eccellenza. Di eccellenza. Europea, poi ti spiego anche i motivi. Ok, sì, no, poi ci racconti un pochino. Certo. Allora, diciamo, appunto, la Bertola SRL è una società responsabile limitata, un'azienda che gestisci insieme ai tuoi familiari, quindi alla moglie, ai figli, sono una quarantina, cinquantina di dipendenti, quanti sono complessivamente? Eravamo, così anticipo, prima della pandemia eravamo 25 circa, 26. Oggi siamo, tra questa e una startup che è nata 6 anni fa, siamo una 90 quasi. Ecco, è un'azione di successo che poi se vuoi... Che sto dicendo? Poi ovviamente, oltre a fare l'imprenditore a tempo pieno, sei presidente di una associazione importante, l'Associazione Italiana Imprenditori per l'Economia di Comune, vero? Esatto. Tu, diciamo, hai... perché hai pensato che fosse giunto, ho letto anche da un estratto, che fosse giunto per impegnarsi la persona per lasciare, diciamo, ai figli, ai nipoti, vivibile dal punto di vista etico, sociale e ambientale, che è un po' l'incontro di questa sera, che è un'indicazione per il manager. Detto questo, dopo questa piccola presentazione, veloce presentazione, a me interesserebbe sapere se raccontare come ti definisci, diciamo, critica all'interno della tua azienda. Sì, beh, tutto parte dalla scoperta dell'economia di comunione lanciata da Chiara Lubich, che poi è stata presa in mano dal professor Zamani, che ha scoperto che, andando indietro nel tempo, ha scoperto che affrontava le radici dell'economia civile del 1753 di Antonio Genovesi e prima ancora dal movimento francescano. Quindi è venuto tutto da studio in questi 30 e passa anni dell'economia civile, dove si è scoperto che quindi l'intuizione economica di comunione chiara fa parte di questo alveo dell'economia civile, che adesso si define in mille modi, economia circolare, da bene comune, eccetera, eccetera, però tutto parte da questa scintilla, da questa intuizione di Chiara Lubich. E quindi l'intuizione qual era? Quella di Chiara Lubich era quella di, lei era presidente di un movimento internazionale, in un viaggio in Brasile, sopra la città di San Paolo, vede dal lato dell'aereo, vede sotto i due grattacieli bellissimi, con intorno qualcosa che non gli sembrava il posto. Miserabili, attaccati ricchissimi, che è stata male a tutti i giorni anche fisicamente. Poi aveva trovato la comunità, ha detto adesso è un mondo di fraterno. Quindi noi abbiamo degli amici, penso, sia nelle favela che sia nei grattacieli, e questo non può continuare a esistere. Noi dobbiamo inventare qualcosa che ha una fraternità concreta. E ha lanciato l'idea a tutti quella comunità, sia nelle favela
sia quelle dei grattacieli, mette a disposizione nella libertà, assolutamente sottolineata più volte, i propri beni per mettere insieme dei capitali per formare e per poter fondare delle aziende, qui a tipo industriali, ma delle aziende comunità, come tutte le altre, aziende profit, dove però si mette al centro la persona e non il profitto, dove si propone la cultura del dare, perché noi abbiamo capito, sperimentato, diceva Chiara, che la felicità non viene da essere ricchi economicamente, avere tante cose materiali, ma e viene da poter donare, generare valore e benessere alla sua vita. E tirare qualità di efficienza, soprattutto, il problema di essere la missione, diceva Chiara, e questa idea che è stata appoggiata con l'Unione, di tirare fuori gli indigenti e portarli nel mercato produttivo alla pari e con loro portare avanti questo. E io propongo però queste aziende che noi auguriamo facciano utili, perché sono aziende pronte che devono fare utili, una parte di questi utili di investirli per migliorare sempre l'azienda, per tenere l'avanguardia e svilupparla. Una seconda parte le dice per formare uomini, persone vive, e dice ma cosa del dare? Invece che quella dell'avere, della caparrare. Quindi corsi di formazione, quindi spendere anche le risorse con questi utili. E una terza parte per gli indigenti. Indigenti vuol dire persone ai margini, in che modo? Includendoli dove è possibile facendo lavorare, oppure aiuti queste aziende finanziare progetti per portare avanti delle iniziative che restano esistenti. Interessantissima questa cosa. E diciamo, praticamente poi come la declina la vedremo all'interno della tua azienda, sposando dalla parte del contesto. Ho cercato di ispirarci questi principi, però cosa abbiamo fatto di questi principi? Il fatto della sostanza in pratica è quello di includere i poveri, quindi noi in quegli anni abbiamo cominciato a scrivere primi che venivano in Italia e che venivano per lavorare, quelli che li chiamano, quelli che chiamano, quelli che... Luigi. Luigi si sente molto male. Luigi si sente molto male, dovresti abilitare l'audio del video e disabilitare abilitare l'audio del video che è disabilitato. Scusami? Per sentire meglio dovresti abilitare l'audio del video che appare disabilitato. Di questi migranti che venivano in cerca di lavoro. Ah, ce l'ho. Quindi al massimo. Mi dispiace. No, ma è un problema di abilitazione, non di volume. Da dove, cioè, in pratica noi sentiamo il ritorno dalla tua scrivania, non l'audio. Negli anni difficili, ma abbiamo sempre fatto qualcosa. Mentre adesso possiamo. Scusate, ditemi. Qual è il problema? Dovresti abilitare l'audio del video che è disabilitato, almeno così si vede dallo schermo, e disabilitare invece il tuo della conferenza. In questo modo noi sentiremmo diciamo l'audio della registrazione e non il ritorno dalla tua scrivania. Ah, ho capito. Un attimo soltanto, riproviamo allora. Perdonatevi. Da dove si vede che è disabilitato? In alto a destra c'è il microfono tagliato. Anzi, l'altoparlante tagliato. Dove? Ma io prima quando si vedeva era in alto a destra. Non vedo niente. No, mi dispiace per questo inconveniente. Non vedo niente, sinceramente. Prova a ricondividere lo schermo, anche magari... Solo, non lo schermo, solo la finestra devi condividere. Solo la finestra? Sì. Porto indietro un attimo però il coso, perdonatemi. Buonasera Livio. Buonasera. Allora. Solo la finestra, condividi. Ok.
dottor Luigi. Sentite? Vorrei presentarti, ecco. Chi è Livio Bertola? Livio Bertola è... Sì, ma non si, non, per un qualche motivo non si vede, non si vede il video, si sente solo. Albanica, quindi, che sostanzialmente, aiutami, è quella che fa le cromature. Esatto. Mi spiace, ma non so che cosa dire. Ma tu vedi lo schermo? Io sì, mi dispiace. Se no andiamo avanti, al limite poi... No, ma vabbè, perché l'audio adesso si sentiva bene, insomma. Riproviamo, sentiamo l'audio? Proviamo. Ma io proporrei di andare avanti. Perché, buonasera, dottor Luigi. Vorrei presentarti, ecco. Chi è Livio Bertola? Livio Bertola è innanzitutto il titolare di un'azienda, no? Un'azienda galvanica, quindi che sostanzialmente, aiutami, è quella che fa le cromature. Esatto. Però voglio dire, sente? Un'azienda di eccellenza, la possiamo definire così, sì, è abbastanza. Forse adesso in modo particolare, negli ultimi 2-3 anni è diventata di eccellenza. Di eccellenza. Europea, poi ti spiego anche i motivi. Ok, beh, sì, no, poi ci racconti un pochino. Certo. Allora, diciamo, appunto, la Bertola SRL è una società responsabile limitata, un'azienda che gestisci insieme ai tuoi familiari, quindi alla moglie, ai figli, sì. Sono una quarantina, cinquantina di dipendenti, quanti sono complessivamente? Eravamo 3 anni fa, così anticipo, prima della pandemia eravamo 25 circa, 26. Oggi siamo, tra questa e una startup che è nata 6 anni fa, siamo una novantina quasi. Ah, ecco, molto di più di quanto mi risultava. Sì, è una chiave di successo che poi, se vuoi, ti posso raccontare. Certamente, come no. E che stavo dicendo? Poi, ovviamente, oltre a fare l'imprenditore a tempo pieno, sei presidente di un'associazione importante, AIPEC, l'Associazione Italiana Imprenditori per l'Economia di Comunione, vero? Esatto. Che tu, diciamo, hai fondato e sei anche presidente, come dicevo, perché hai pensato che fosse giunto, no? Come ho letto anche da un estratto, insomma, che fosse giunto il momento per impegnarsi in prima persona e per lasciare, diciamo, ai figli e ai nipoti diciamo, un futuro vivibile dal punto di vista etico, sociale e ambientale, che un po' sono i temi dell'incontro di questa sera, che è un'etica, il titolo è un'etica per il manager. Ecco, detto questo, dopo questa piccola presentazione, veloce presentazione, a me interesserebbe sapere se ci puoi raccontare come declini, diciamo, l'etica all'interno della tua azienda, avendo questa sensibilità particolare? Sì, beh, tutto parte dalla scoperta dell'economia di comunione lanciata da Chiara Lubich, che poi è stata presa in mano dal professor Zamagni, che ha scoperto che, andando indietro nel tempo, ha scoperto che affondava le radici nell'economia civile del 1753 di Antonio Genovesi, e prima ancora dal movimento francescano. E quindi è venuto tutto uno studio in questi 30 e passa anni, l'economia civile, dove si è scoperto che quindi l'intuizione dell'economia di comunione chiara fa parte di questo alveo dell'economia civile, che adesso si declina in mille modi, economia circolare, economia del bene comune, eccetera, eccetera. Però tutto parte da questa scintilla, da questa intuizione Chiara Lubich. E quindi l'intuizione qual era? Quella di Chiara Lubich era quella di... Come lei era presidente di un movimento internazionale, in un viaggio in Brasile, sopra la città di San Paolo, vede dal lato dell'aereo, vede sotto i nuovi grattacieli bellissimi, insomma, tipo New York, con intorno un qualcosa che non gli sembrava il bosco. I miserabili attaccati ricchissimi, che è stata male alcuni giorni anche fisicamente. Poi ha radunato la comunità, ha detto: noi siamo per un mondo unito, un mondo fraterno, e quindi noi abbiamo degli amici, penso, sia nelle favelas sia nei grattacieli. Sì, beh, questo non può continuare ad esistere, noi dobbiamo inventare qualcosa che ci porti a una fraternità concreta. E ha lanciato l'idea a tutti quelli della comunità, sia nelle favelas sia quelle nei grattacieli, di mettere a disposizione nella libertà, assolutamente sottolineata più volte, e i propri beni per mettere insieme dei capitali per formare e per poter fondare delle aziende, e poi quindi dei poli industriali, ma delle aziende come, diciamo, come tutte le altre, aziende profit, dove però si mette al centro la persona e non il profitto.
e dove, dove si propone la cultura del dare, perché noi abbiamo capito, sperimentato, diceva Chiara, che la felicità non viene dall'essere ricchi economicamente, avere tante cose materiali, ma viene da potersi donare, generare valore e benessere verso gli altri e tirare fuori dall'indigenza soprattutto. Quindi per noi adesso la missione, diceva Chiara, con questa idea che è stata poi chiamata economica unione, di tirare fuori gli indigenti e portarli nel ciclo produttivo alla pari e con loro portare avanti questo. E io propongo però queste aziende che noi auspichiamo che facciano utili, perché sono aziende profit che devono fare utili, una parte di questi utili di investirli per migliorare sempre l'azienda, per tenere l'avanguardia e svilupparla. Una seconda parte, lei diceva, per formare uomini, persone nuove, e diceva la cultura del dare, invece che quella dell'avere, dell'accaparrare. E quindi i corsi di formazione, quindi spendere anche delle risorse su quello, con questi utili. E una terza parte per gli indigenti. Indigenti vuol dire persone ai margini, quindi in che modo? Includendoli, dove è possibile, facendo lavorare, oppure con degli utili di queste aziende, finanziare progetti per portare avanti delle iniziative che avessero gli stessi principi. Questa, interessantissima questa cosa. Diciamo praticamente poi come la declini all'interno della tua azienda, sposando pari pari questi principi alla base di questo movimento? E abbiamo cercato di ispirarci a questi principi, però cosa abbiamo fatto di questi tre punti? Intanto abbiamo cercato di mettere in pratica quello di includere i poveri, quindi già in quegli anni abbiamo cominciato a assumere i primi che venivano in Italia e che venivano per lavorare, quelli che li chiamano, quelli che vengono per lavorare, tanti dal Senegal, dal Centro Africa. E abbiamo sono due dipendenti? E sono nostri, Zamagni dice che bisogna chiamare dipendenti, bisogna chiamarli collaboratori, questi dipendenti c'è che il termine vuol dire impiccati. E in effetti è vero, accetto la correzione, sono esatto. Collaboratori. E ha detto cooperatori o collaboratori. E quindi noi abbiamo appunto assunto molte di queste persone perché? Perché noi volevamo dare soprattutto spazio, cercando di vivere in principio economia di comunione, a queste persone che erano i più poveri dei poveri, quindi questi migranti che venivano in cerca di lavoro. Quindi questo è stato, non potevamo fare chissà cosa, ma abbiamo cominciato a fare questo. E investimenti nell'azienda li abbiamo sempre fatti per migliorarla. E l'aiuto ai poveri indigenti abbiamo fatto qualcosina che potevamo negli anni difficili, ma abbiamo sempre fatto qualcosa. Mentre adesso abbiamo la gioia di poter fare un po' di più in tutti i tre aspetti. Però la nostra idea è quella, in ogni caso, di dedicare sempre una parte del nostro utile quando c'è, perché non c'è sempre stato, per questi motivi, quindi per la formazione degli uomini e donne nuove, come diceva Chiara, alla cultura del dare e per gli indigenti e poi per migliorare l'azienda. E infatti per migliorare l'azienda, dopo, se vorrai, ti racconto gli ultimi sviluppi che testimoniano che è una linea vincente questa qua. E eravamo venuti in contatto con una grande azienda del settore motociclo, che è la BMW Moto. Ci dicono, noi vogliamo partire con una moto nuova, tutta cromata, perché ci manca nel nostro parco moto questa qua tutta cromata. E noi abbiamo detto, ma con questa pandemia? No, ma partiamo lo stesso. La novità qual è stata? Questa. Noi quando ci ha fatto questa proposta abbiamo detto, siamo in pandemia, siamo pieni di debiti, la ditta va male, bisogna come minimo assumere tante persone e fare degli investimenti ulteriori e rischiare perché lavoriamo con un colosso. E pensando appunto ai principi dell'economia di comunione, quindi aiutare gli indigenti e tutte queste persone che ci giravano intorno, poi lì c'era venuta una crisi incredibile perché tante aziende avevano chiuso, lasciavano a casa i lavoratori. Abbiamo deciso di rischiare e abbiamo assunto chi? Allora si diceva il governo dei migliori, c'era questo slogan che girava in quel periodo, e noi abbiamo scelto di cercare tra i collaboratori tra gli scartati, ma non perché gente che non vale, ma persone scartate dalla società per vari motivi. Chi? Abbiamo trovato degli ingegneri che non trovano lavoro, ma facevano dei lavori così provvisori pagati alla fame, e dei giovani ingegneri, quindi ragazzi, degli altri migranti che erano disperati e non trovavano lavoro, molte donne che erano disoccupate,
madri di famiglia, persone anche ultra cinquantenni, alcune ultra sessantenni che avevano perso il lavoro ed erano disperate e non erano arrivate alla pensione. E poi varie persone che nel disagio. Noi abbiamo cominciato a assumere. E qual è stata la cosa che noi siamo veramente entusiasti di testimoniare? È che queste persone che abbiamo assunto pian pianino, tra l'altro sono arrivate in fretta, perché noi dovevamo partire con una grande produzione, quindi abbiamo proposto agli anziani, diciamo, dell'azienda di aiutare a spalancare le braccia, le porte e l'aiuto a queste persone, e abbiamo detto: noi crediamo in questi principi di economia di comunione. Se noi crediamo nel bene comune, che l'azienda è un bene comune, noi siamo contenti di darvi lavoro e vi chiediamo la vostra collaborazione, i vostri impegni. C'è stata una risposta da queste persone così forte, in pochissimo tempo hanno imparato il mestiere, diciamo, aiutati da quelli più vecchi, e si è creata veramente una squadra fortissima, tant'è che la BMW è andata a trovarci, noi le abbiamo raccontato com'è stata la cosa e ci hanno fatto dei complimenti, ci hanno detto: abbiamo visto il rapporto che avete anche tra voi, con i vostri collaboratori, questo non succede nella nostra azienda, non ci sono i rapporti da voi. E noi detto, noi li chiamiamo, i nostri economisti chiamano beni relazionali, noi crediamo nella relazione, nella persona al centro per il bene comune. E noi prima del profitto pensiamo alla persona. Abbiamo ricevuto solo complimenti dalla BMW e ci hanno detto: ecco, noi quello che voi volevamo. E tant'è vero che da quel momento loro hanno cominciato a fare grande pubblicità per noi, e da quel momento noi siamo diventati sempre più famosi. E poi un'ultima novità, sempre con loro, che nel settore sa che il cromo isovalente è la bestia nera, cioè, perché è tossico, nocivo e cancerogeno. Nel rapporto che avevamo abbiamo con la BMW, un anno fa abbiamo detto: guardate che noi sappiamo che da tempo con alcuni fornitori di prodotti, sappiamo che c'è la possibilità di avere un cromo trivalente, che a differenza del cromo isovalente non è né tossico, né nocivo, né cancerogeno. Noi abbiamo detto: se volete, noi siamo disponibili con voi a provare, tanto prima o poi si dovrà fare. E d'accordo con la BMW abbiamo fatto un impianto pilota, loro hanno detto: fateci dei campioni, noi siamo riusciti a fare una nuova cromatura trivalente, sia bianca che nera, perché c'è anche la cromatura nera, che quella tradizionale è molto più inquinante della bianca, e l'abbiamo fatta tutte e due, diciamo, green, quindi trivalenti, e la BMW l'ha testati tutti questi prodotti, e hanno scoperto che vanno benissimo, e allora l'anno scorso ha detto: bene, dal 1 gennaio noi vogliamo che tutti i prodotti cromati per noi, per il gruppo BMW e Moto, siano da cromatura trivalente. E si è rivolto a tutti i fornitori suoi d'Europa. E ha spiazzato tutti, perché noi eravamo gli unici ad averlo. E allora cosa è successo? Ha detto: bene, chi è in grado di soddisfare sia la quantità, qualità e tutto, è la Bertola. È indirizzato quasi tutti i loro fornitori a noi. Quindi noi dall'anno scorso abbiamo aumentato, quindi dicevamo, parliamo in termini di fatturato, applicato in 3 anni, e quindi siamo tra i primi a aver lanciato, adesso tutti ci corrono dietro in Europa, e quindi c'è una corsa a fare la cromatura green. Io ti faccio i complimenti per tutto quello che hai raccontato, io qualcosina la sapevo. Da 25 che eravamo allora, oggi siamo in questa azienda, siamo una 60. Io no, ti confesso che ti seguo, alcune cose le sapevo già, perché ti ho già seguito, sai benissimo che ci sentiamo ogni tanto, ti faccio i complimenti. Quindi se possiamo sintetizzare, ecco, alla conclusione di questo breve colloquio tra due amici, si può dire. Esatto. Quindi l'etica la declini in questo modo, quindi la persona al centro, che non è il solito slogan vuoto, perché se parli con molti imprenditori, la persona è al centro, la centralità della persona, eccetera, eccetera. No, qua è veramente la persona al centro, e soprattutto colpisce la declinazione particolare che viene fatta all'interno della tua azienda quando tu dici e fai riferimento al movimento dell'economia e comunione, il passaggio dalla cultura dell'avere alla cultura del dare. Esatto. E quando sento le tue parole mi ricorda, poi magari chiudiamo, una
vecchia parabola che forse ci raccontiamo ogni tanto, no? Quella del ricco stolto, quello che praticamente, fortunatamente, dopo un raccolto ricco, diciamo, ottiene tanto prodotto da non sapere dove stivarlo. Allora la sua preoccupazione che è stata quella di dire: io adesso come faccio? Ah sì, mi costruisco dei granai e vivrò di rendita da qui fino alla fine dei miei giorni. E Dio gli dice: sei uno stolto, perché questa sera stessa, questa notte stessa ti verrà chiesta la vita. E poi alla fine di che cosa ne ha avuto della tua vita? Quindi sostanzialmente, se vogliamo, è qui l'insegnamento, no? In questa parabola ci sono gli elementi che tu hai confermato di sostenibilità economica, sociale, poi hai aggiunto quella parentesi al green, quindi anche ambientale. Quindi mi pare che il cerchio si chiuda. Esatto. Che cosa dici quindi per chiudere con una tua bellissima, un tuo bellissimo aforisma? Sì, guarda, mi viene in mente due o tre aneddoti che Zamagni ogni tanto ci racconta. E beh, tanto uno l'ho pescato anche da Madre Teresa di Calcutta e da altri, che vivere per il denaro è troppo poco. Perché io vedo anche con i miei colleghi, dico, sì, ma tu ti puoi fare, come dici tu adesso nella parabola, a me vivere solo per allargare i granai è troppo poco. Io dalle persone voglio, questa è la relazione, voglio dei beni relazionali, sono contento di generare valore insieme agli altri. Questo è molto di più che accumulare ricchezza. E questa è la cosa che spiazza e aiuta gli imprenditori seri. E un altro detto di Zamagni, che mi sembra no, si ricorda spesso, è quello di Aristotele che dice, proprio in periodo di pandemia ce lo ricordava, la virtù è più contagiosa del vizio, che diceva Aristotele, a patto che si faccia conoscere. Quindi bisogna avere coraggio di testimoniare. Infatti tante volte io da qualcuno sono visto, ma questo qua va a raccontare i fatti suoi, no? Specialmente qui al nord, che sono molto chiusi, va a raccontare i fatti suoi, non può farsi. No, invece noi lo raccontiamo per dire, guarda che se fai così, funziona. E quindi io voglio testimoniare che è possibile. Lo facciamo noi che siamo un'azienda normale. E poi l'ultima frase che vorrei chiudere, che diceva, la vita ci scorre tra le mani, gli anni della vita ci scorre tra le mani. Possono passare tra le mani inesorabilmente, possono passare come sabbia o come semente. Ma dico, mi sento proprio di lasciare questo seme che poi loro potranno godere oppure potranno sviluppare. Voglio lasciare questo messaggio, questa testimonianza. Grazie Livio, grazie per questa chiacchierata, grazie veramente. È stato arricchito. Allora, chiedo scusa per questo piccolo inconveniente tecnico. Spero che almeno si sia sentito bene in questo secondo tentativo, che la testimonianza sia stata in qualche modo significativa. E così, a chiusura di questo contributo dell'amico Diego Bertola, se possiamo, ecco, sintetizzarlo, la sua visione dell'azienda è quella, diciamo, dell'azienda, ma soprattutto di manager, diciamo, etico, è quella di una persona che riesce a scrivere una storia che, per la quale valga, insomma, la pena di essere ricordato. Una storia e una bella azienda che possa essere raccontata migliaia di volte e che lasci, insomma, traccia, diciamo, una volta che si passa a miglior vita, insomma. Ecco, questo è qualcosa che noi abbiamo parlato di manager lungimirante, ma quasi va oltre la vita. E quindi è una cosa molto molto importante. Adesso io cederei la parola a Mario, non so se ti lascio la parola in un momento, diciamo, di profonda riflessione, però mi interessa. Sì, sì, ovviamente quello che ho sentito è emozionante. È emozionante, come devo dire, ovviamente riporta alla dimensione, quello che alla sua giusta dimensione, quello che devo dire io, che sono manager in un'azienda di cui non sono proprietario, tutt'altro, diciamo. Allora, io mi presento, ho 66 anni, sono l'amministratore delegato di CNI e sono anche orientato verso l'uscita dall'azienda. Penso di lasciarla a inizio del prossimo anno. Sono entrato in azienda nel settembre del 1978, tanti, 45 anni fa,
un'azienda privata che opera nel campo dei servizi informatici, servizi informatici, non siamo produttori di software, ma eroghiamo una serie di servizi di back office bancario, archiviazione, e praticamente ci occupiamo di tutto quello che le grosse realtà non si vogliono occupare, il back office in generale, diciamo. I numeri di oggi di questa azienda sono molto interessanti. Quest'anno abbiamo fatturato oltre 16 milioni di euro. Abbiamo 170 dipendenti, un EBITDA di 2 milioni e 8. Insomma, siamo soddisfatti. Ed è un'azienda in salute che ha ottimi presupposti per vivere ancora a lungo. E sono certo che accadrà tranquillamente anche dopo di me. Quando l'amico Luigi mi ha invitato, mi sono sentito davvero inadeguato, dico la verità, anche dopo la relazione che ho sentito, ancora di più. Ma poi mi sono reso conto di avere alcune riflessioni personali da proporre. Mi sono fatto coraggio ed eccomi qui. In realtà sono partito ponendomi una domanda sul titolo dell'incontro, Luigi, un'etica per i manager. Ovviamente qualche dubbio l'ho avuto sul senso del titolo, ed sono i dubbi da cui parte la mia testimonianza e che in realtà le danno senso. Intanto mi chiedevo di che cosa avresti parlato tu, Gigi, e poi che cosa avrei dovuto testimoniare. Parliamo dell'etica dell'azienda in cui opera il manager? Tale etica, nel caso di aziende come la mia, medio-piccola, sono riconducibili ai proprietari, persone fisiche, con nome e cognome. E in questo caso l'etica dell'azienda è in parte, se non completamente, riconducibile all'etica dei proprietari. Parliamo di questa? O parliamo dell'etica dell'uomo che accidentalmente, fra le altre cose della sua vita, lavora come manager? Io parto da questo, perché è la mia di testimonianza che devo fare, ma poi ritorno su quella dell'azienda. Io avevo un nonno che veniva chiamato Lenin. E nell'adolescenza, nell'infanzia, nell'adolescenza, sono approvato all'associazionismo cattolico, quello della GESCI. Poi mi sono anche ritrovato crescendo con un futuro suocero sindaco democristiano di una onestà cristallina. In altri termini, sono cresciuto con un pantheon di testimoni e maestri portatori di un'etica di servizio e di attenzione al prossimo. Entrato in azienda, della cui valenza etica dirò più avanti, ho continuato a coltivare i miei principi etici in ambiti diversi da quelli del mio posto di lavoro, almeno così mi sembrava. Operavo come educatore e formatore in AGESCI, portavo avanti la mia famiglia e un servizio di cura, di cura all'infanzia nella Repubblica Democratica del Congo. E il lavoro? Mi sembrava in realtà che lì, sul posto di lavoro, fosse difficile essere eticamente coerente. Solo molto più tardi ho capito che mi mancavano gli strumenti per leggere e interpretare l'etica del lavoro, soprattutto dal punto di vista del manager gestore. Per principio servo del padrone e quest'ultimo per principio sfruttatore. Non nascondo di aver vissuto male questa incoerenza che non riuscivo a sanare sulla mia coscienza. Vengo all'azienda. Ma cos'era CNI, questo è il nome dell'azienda, all'inizio degli anni Ottanta nella mia realtà? La mia realtà è un piccolo paese, parlo di Noci, in provincia di Bari, circa 18.000 abitanti. In quel periodo, alla fine degli anni 70, lo sbocco lavorativo per una ragazza di Noci era il lavoro a cottimo in aziende di produzione tessile, abiti da sposa prevalentemente, o la segretaria presso i vari studi dei professionisti del paese. La retribuzione, adeguata agli standard del paese del momento, arrivava al massimo a 50.000 lire al mese. In quel momento un nocese che si era affermato a Roma come imprenditore del nascente settore dei servizi informatici decide di aprire una sede a Noci e assume 100 ragazze, poi diventate 250.
per le attività di acquisizione dati su computer all'avanguardia. Quello che una volta si è chiamato in quei periodi il data entry. Le assume e le paga secondo il contratto di lavoro nazionale del commercio. Un'operatrice guadagnava circa 250-300 mila lire al mese. Cosa accade al paese? Si trasforma. In molte nuove famiglie entra il secondo stipendio. Si aprono boutique, si costruiscono e vendono case. Cambia l'economia. Cambia anche la coscienza sociale dei lavoratori e anche quella di alcuni datori di lavoro. Cioè, a 50.000 lire non ci va a lavorare più nessuno, devono per forza aumentare gli stipendi. Ovviamente anche nel CNI si avviano le relazioni sindacali. Su quali basi? Se la classe lavoratrice non aveva una chiara coscienza di sé, neanche la dirigenza sindacale le aveva. Quindi le relazioni sindacali si fanno difficili su temi banali. E con me, giovane manager, responsabile della produzione, a gestire conflitti senza averne chiara la limitata dimensione, comunque rischiando di non instaurare le cosiddette corrette relazioni sindacali. E poi è venuta la stagione della crisi, dell'attenzione estrema alla produttività, della riduzione delle commesse, dei licenziamenti, dei conflitti veri, delle situazioni che davvero hanno messo alla prova la mia coscienza, ma di conseguenza mi hanno consentito di percepire l'etica dell'azienda, l'etica dei suoi proprietari, l'etica del lavoro e di definire l'etica del manager. In estrema sintesi, è stato così che ho imparato come in un'azienda in cui la sommatoria della produttività dei singoli lavoratori determinava il fatto che l'azienda potesse essere in perdita o generare utile, fosse la relazione con il personale la chiave del successo o del fallimento. È stato legittimo il sistematico controllo della produzione individuale? Il definire medie di produzione attese? Il richiamo individuale al rispetto delle stesse? La richiesta di straordinari? Questo in una cittadina in cui tutti si conoscevano, in cui il conflitto aziendale finiva in piazza, in cui la collega rimproverata era la sorella di un tuo amico o la nipote del parroco. Realtà in cui il sindacalista era pronto a portarti in piazza e a presentarti come aguzzino. Intanto, sempre, in qualsiasi condizione o difficoltà, l'azienda applicava la lettera del contratto, di lavoro e pagava gli stipendi puntualmente, anche nei momenti di difficoltà, attraverso l'anticipazione dei soci. Certo, una lettura più attenta delle realtà del mondo del lavoro circostante, i paesi limitrofi, le realtà pugliesi del Barese, non poteva non far leggere che il CNI a Noce era un luogo di lavoro positivo e ambito. Un luogo in cui si lavorava alla definizione e all'applicazione di un'etica del lavoro, in cui ai lavoratori erano garantiti diritti, ma erano richieste prestazioni. In quegli anni l'età media dei dipendenti della CNI a Noci era di 20 anni. Quindi l'esperienza lavorativa, la misura dell'impegno, il confronto con l'azienda erano tutti elementi formativi e di crescita personale per tutti. Ma io non avevo pace, intuivo come il bene dell'azienda determinasse il bene dei lavoratori, ma le parole profitto, padrone restavano ingiustificate, inspiegate e poggiate sul mio stomaco. È passato il tempo, si è ampliata la mia visione, ho incontrato altre aziende, il mercato, la competizione, la lotta sfrenata per aggiudicarsi un appalto, la necessità di essere competitivi e professionali, la necessità di ricorrere al subappalto, ai contratti a breve durata, alle vecchie collaborazioni continuative, eccetera. Tutti elementi che hanno impattato sulla mia visione del mondo e del lavoro e che infine hanno ridefinito l'etica del manager che sono. L'azienda, questo ho capito, deve essere corretta e chiara negli impegni che assume con i lavoratori. Nelle relazioni sindacali non si deve avere paura dello scontro, ma si deve sapere che la controparte non è un nemico, ma un portatore del tuo stesso più ampio interesse,
anche se forse non ne ha consapevolezza. Per me la vita di un manager può essere letta come un percorso di riconciliazione tra un'etica personale necessariamente forte e preesistente e la complessità del mondo del lavoro. Certo, ci sono realtà facili e difficili. Io sono stato fortunato. Oggi mi sento riconciliato e devo ringraziare di questo CNI e la sua proprietà per la loro etica del lavoro. Ogni tanto mi sovviene un pensiero. Non avrò anch'io contribuito a far sì che CNI, i suoi proprietari, abbiano mantenuto alto il loro profilo etico? Grazie. Grazie a te, Mario. Grazie, grazie. Allora, complimenti. Io ho invitato questi due amici perché sono due testimoni, due testimonianze importanti di cosa significhi attenzione alla persona e all'etica, no? Due testimoni che sono lì a dimostrarci che si può essere corretti ed essere di successo, essere responsabili socialmente. E quindi uno potrebbe dire, bene, allora sono due esempi, ma sono due esempi isolati, perché poi il resto, la cronaca ci racconta di aziende gestite, diciamo, con una miopia utilitaristica. Si può essere ottimisti, si può essere pessimisti. Io sono sinceramente cautamente ottimista, poi magari vorrei anche sentire qualche intervento, qualche contributo di chi ci sta seguendo. Io sono cautamente ottimista per due motivi. Uno motivo di, diciamo, di ordine economico, ragione economica, è una di natura anagrafica. Economica perché secondo me nel futuro il conto economico, per quanto sia importante, non è assolutamente sufficiente ad illustrare il valore reale di un'azienda, perché le performance saranno sempre più condizionate dai piani di ESG, no? Anche la crescita futura delle aziende sarà vincolata da questi parametri e dall'etica. Sono cautamente ottimista per ragioni anche anagrafiche, perché secondo me i ventenni, i trentenni, i quarantenni aiuteranno moltissimo a fare un salto di qualità nella gestione delle aziende, perché come dimostrano, io ho letto una serie di statistiche, di rilevazioni, eccetera, i giovani 8-9 su 10 sono molto sensibili all'etica e alla sostenibilità e sono pronti anche a dimettersi o a mettere in gioco uno stipendio buono pur di andare a lavorare in un'azienda che sia più etica e più sostenibile di quella che stanno lasciando. Mario, Livio, ma in particolare anche Mario, ci ha testimoniato come il manager che guiderà sempre più nel futuro le aziende, un'azienda abbia un obbligo morale, no, se vogliamo, che cos'è verso la collettività e l'ambiente di riferimento. Qual è questo obbligo morale? È quello appunto di creare, diciamo, di diventare il punto di riferimento per il territorio, distributore di ricchezza e non dissipatore di risorse economiche e sociali, contribuire ad arricchire il territorio in cui l'azienda opera. Altro io non aggiungerei, aspetterei magari anche qualche sollecitazione vostra per chiudere questa pagina, anche perché vedo che ci stiamo avvicinando e mi dispiace per quel tratto in cui purtroppo c'è stato quel problema tecnico che magari ci ha rubato un po' del tempo. Io sono pronto magari a qualche ulteriore riflessione. Prego, c'è qualcuno? Ma più che una riflessione, direi che sarebbe bello pubblicare, mi sembrava che Gentile Fusillo leggesse un testo e sarebbe bello pubblicarlo sul nostro sito. Se mi sembra un contributo molto, molto interessante, così come la vostra chiacchierata, la chiacchierata con l'altro imprenditore, in questo momento non... Livio Bertola, anche quello fosse nella nostra area YouTube. Credo che siano dei bei contributi.
magari anche nella versione integrale, che magari non ha quei saltini antipatici, vabbè, un poco esatto, esatto. Cioè, mi sembrano che, devo dire, grazie sia per la tua bella introduzione, sia per questi due contributi che hai portato, che sono molto interessanti. Se riusciamo a renderli disponibili, sarebbe molto, molto bello. Ah, e poi, ecco, mi ha colpito molto il tema della riconciliazione, no? Credo che sia un tema molto bello, di come affrontare questa cosa, questa lotta tra la propria etica e il mondo esterno, insomma, che poi è un po' la missione dell'etica alla fine, no? La missione dell'etica: uno può essere tanto bravo chiuso in casa sua, ma non serve a niente. Il tema è il confronto col mondo. Quindi questo tema della riconciliazione lo sento come molto, molto forte, mi ha colpito molto. Eh sì, è stata bella anche la riflessione, Matteo, quella finale in cui ha detto, la poneva come una domanda, ma forse era implicita anche la risposta, no? Quando ha detto quanto dell'essere etico dell'azienda in cui ho operato non sia stato anche il mio contributo. Spesso, in effetti, certo, sottovalutiamo che ognuno di noi, io dico anche a prescindere dal livello gerarchico occupato, deve sforzarsi di contribuire a far sì che l'azienda, per quanto sia già in parte o quasi completamente, diciamo, etica, almeno se secondo è quella la mia visione, voglio dire, quelle che sono le mie metriche, diciamo, per valutare un'azienda etica o meno etica, quanto noi riusciamo a fare all'interno di quell'azienda, qualche volta rischiando di scontrarci e anche di essere per certi versi penalizzati per i nostri, diciamo, per le nostre prese di posizione. E questa è una bella sfida, manager. Questa è la sfida, credo che anche sia proprio un caposaldo di Assoetica questa riflessione, quindi il tema proprio dell'impegno personale, della responsabilità personale è sempre stato credo che sia, ci ritroviamo tutti noi di Assoetica e io personalmente la trovo uno dei principi più forti, che più mi ha anche cambiato un po' la vita e la cosa. Ecco, magari qualcosa di più, manca pochissimo, ma proprio questo tema della riconciliazione mi piacerebbe forse qualche cosina in più, ecco. Cioè è un temone. E il discorso, voglio dire, che mi ha accompagnato, insomma, in tutta, diciamo così, in tutta la mia carriera, ma che è stato fondamentale per consentirmi anche la lettura della realtà. Nel tentativo di riconciliare mi sono guardato sempre intorno, cercando di, alla fine, valorizzare quello che l'azienda stava facendo. L'ho fatto per un bisogno, come devo dire, davvero mio, di stare a posto con me stesso. Però quando nella relazione accennavo al fatto che se oggi ci sono corrette relazioni sindacali è perché quelle ragazze di 20 anni hanno capito una serie di cose, le hanno fatte proprie, anche fuori dalla realtà di CNI, in altre realtà della loro vita, come una classe sindacale, di dirigenti sindacali, abbia compreso in una determinata realtà. Io oggi mi ritrovo con relazioni sindacali in azienda ottime per un verso, ma anche ho notato il cambiamento dello spessore anche delle cosiddette controparti, che hanno acquisito, come devo dire, una maggiore coscienza del ruolo, ma anche la stessa proprietà dell'azienda. Ho omesso di raccontare che c'è stato un passaggio generazionale. La nuova generazione, non perché la precedente non avesse valori, ce l'aveva fortissimi, perché altrimenti non avrebbe impostato e fatto quello che ha fatto, ma anche la nuova, che poteva venire su rampante, è venuta su educata da una realtà etica che ha colto sia nei dettati della propria famiglia, ma anche dalla testimonianza di come questa etica venisse già applicata in azienda, di come il lavoratore doveva essere un po', come devo dire, al centro di tutta una serie di ragionamenti, e anche
fortunatamente anche l'ambiente circostante, anche il paese in cui questa realtà si veniva a trovare e tutto il mondo che ci stava intorno. Capire come quel lavoratore non fosse soltanto quella persona lì, ma fosse anche la sua famiglia, fosse anche perché ci si conosceva, anche perché questa azienda, anche nei momenti di massima dimensione, non ha mai perso l'attenzione alle persone che stavano al suo interno, e questo è importante. Poi ovviamente oggi ci sono altri supporti, anche la stessa SA 8000, che può essere, no, il concetto di certificazione etica aziendale, che oggi è uno strumento, per noi non è stato, come devo dire, un fatto da acquisire perché è il bollino che serve insieme alla 9000, alla 27000 e non so a cos'altro. Per noi è stato banale, ci siamo ritrovati completamente. Certo, anche nell'attenzione, come devo dire, al mondo esterno. Dicevo, ho un progetto nella Repubblica Democratica del Congo, quindi, insieme ad altri amici, esterno all'azienda, ma CNI da sempre ha contribuito. Ha contribuito più che volentieri da questo punto di vista. E non solo CNI, ma anche gli stessi collaboratori che hanno colto, e qui ritorniamo se vuoi Gigi, a quel discorso della testimonianza, no? Non solo io, ma tanti manager in CNI sono stati testimoni e hanno fatto in modo che questo spirito passasse e diventasse lo spirito dell'azienda. Ma la riconciliazione, per ritornare alla tua domanda, non è mai completa. È sempre un percorso, è sempre qualcosa in itinere, e anche quando lascerò l'azienda, quella riconciliazione passerà attraverso il rimpianto, passerà attraverso la rilettura, passerà attraverso il riesame di quello che si è fatto, di quello che si poteva e non si è fatto. Grazie Mario. Io mi accingo a concludere. Non vorrei rovinare la serata con la mia conclusione dopo queste tue belle riflessioni, ma solo uno spunto che mi hai dato quando hai parlato della SA 8000. No? In effetti l'etica non deve essere considerata uno strumento di marketing, ma perché sia tale deve essere veramente un insieme di comportamenti sentiti, essenziali, messi in pratica, perché essere rispettosi e corretti non fa altro che, diciamo, accrescere la propria reputazione verso tutti quei portatori di interesse che hanno a cuore, diciamo, la sopravvivenza, il successo di un'azienda, che siano i dipendenti, i fornitori, i clienti e il territorio, come tu e anche Livio, lo stesso Livio, nella sua testimonianza ha messo in evidenza. Io vi ringrazio, ringrazio tutti, ringrazio Mario e Livio e tutti quelli che ci hanno seguito questa sera in questo bellissimo incontro, spero che sia stato interessante. Grazie a te Luigi, grazie a voi tutti. Ciao. Grazie. Buona serata, ciao a tutti. Ciao. Buona serata. Grazie, ciao. Ciao Francesco. Grazie.